Benvenuti a tutti nel mio canale di Notizia Italia nel mio cuore. La storia di oggi è Simone Izzo ha scelto di condividere con tutti i suoi fan una terribile situazione che si trova a vivere da diverso tempo. Ma che cosa le è successo? È la città di Roma a dare i natali a Simone Izzo nel 1953. Una donna conosciuta in tutta Italia proprio per i vari lavori che ha svolto giorno dopo giorno. Infatti la donna è passata da doppiatrice a sceneggiatrice, da dialoghista ad ex opinionista senza dimenticare i lavori portati avanti come scrittrice, regista fino ad arrivare alla conduzione. Insomma, Simona è un'artista a tutto tondo la cui carriera ha avuto inizio fin da giovane. Un'occasione che la introduce nel mondo del doppiaggio. Il 1990 ottiene persino il suo primo riconoscimento, il Nastro d'Argento, dopo avere doppiato egregiamente Jacqueline Bisset all'interno della pellicola Scena di lotta di classe a Beverly Hills. Una passione quella per il doppiaggio che sicuramente Simona ha nel DNA e che ha ereditato dal padre, il mitico Renato Izzo. Per 3 anni, ossia dal 1977 al 1980, la vediamo prendere parte alle Signorine Buonasera, mentre in seguito ha condotto anche una rubrica, prossimamente Programmi per 7 sere. Una carriera la sua molto ricca e variegata, in cui ha lavorato anche come attrice nel film In camera mia e Simpatici e antipatici. Per un po' di tempo Simone Izzo è stata una donna molto chiacchierata anche per la sua vita privata. Sappiamo infatti che, nel 1975, l'attrice è convolata a nozze con Antonello Venditti. Un matrimonio da cui è nato anche un figlio, Francesco. Dopo pochi anni però i due hanno scelto così di separarsi, anche perché Simone Izzo non è riuscita a perdonare il tradimento del marito. Dopo molti anni, i due continuano a frequentarsi anche perché hanno conservato un bellissimo rapporto. Attualmente Simona Izzo divide la sua vita con Ricky Tognazzi, uomo con cui ha realizzato più di un progetto lavorativo. La nostra vita è un festival di amore, eventi, passioni e noi siamo i registi di questa vita. Ci chiamiamo il Circo Tognizzo, ci sono i figli, 4 cani, il domatore è Ricky. Lui sostiene che sono la tigre, la leonessa, ma chi comanda, mi creda, è lui, con quest'aria british da leader naturale, che non deve gridare per avere le cose. Ma qual è la terribile condizione che Simone Izzo si trova ad affrontare? È stata la stessa doppiatrice a rivelare della sua patologia nel programma Vieni da me. Secondo le sue parole, scopriamo che la donna soffre di bipolarismo subclinico. Una confessione che lascia tutti senza parole, in cui Simona afferma di amare molto la parte ammalata. In quanto le dà la possibilità di trovarsi di fronte a nuove situazioni e nuovi stimoli. Una condizione che porta Simone Izzo a soffrire proprio perché si trova a vivere momenti di felicità alternati a tristezza. Di fronte a Caterina Balivo, la compagna di Ricky Tognazzi afferma che è stato il padre ad insegnarle da piccola come piangere. Piangi meglio, figlia mia, e otterrai quello che vuoi dagli uomini. Questo è tutto per le notizie di oggi, assicurati di lasciare il tuo commento e iscriviti al canale qui sotto per ulteriori aggiornamenti sulle notizie. Grazie per la visione.